Ehi, prima! Allora siete pronti? Guardate che oggi facciamo una cosa nuova. Oggi impariamo a scrivere delle frasi, ma frasi anche che poi diventeranno lunghe, quindi attenzione! Allora, prendete il nostro libro di lettura e andate alla pagina 104, proprio questa qua. Ci siete? Allora, prendiamo e leggiamo il titolo, dalle lettere alla frase. Sì, perché noi abbiamo imparato tutte le lettere, vero? Con Leo e tutti gli amici che abbiamo incontrato. L'alfabeto non l'abbiamo studiato ancora, ma ci sarà tempo. In questa settimana soprattutto vi metterò un link di Mela Music, che molti di voi conoscono già perché l'hanno fatto all'infanzia, che vi canta l'alfabeto. Ascoltatelo tante volte e provate anche voi a cantare con loro. Intanto però prendete il lapis. Insieme ripassiamo un po' questa parte qua. Completiamo insieme l'alfabeto. Allora, ingrandiamo un po'. Noi sappiamo che nella lingua italiana ci sono tante lettere, le conoscete già tutti. Allora, ascoltatemi bene, io andrò piano e voi scriverete qua nei quadratini tutte le letterine che formano l'alfabeto. Pronti? Attenzione, ascoltate bene. Partiamo dalla prima. A. B. C. D. E F G H I J. Attenzione, qua il libro sbaglia. In realtà si legge da sinistra verso destra, ok? Quindi dopo la J troviamo la K, L di Lumahalola, M di Mulomedoro, N di Nutria Nestore, di Oca Olivia, Q R di Rana Renata, di Salamandra Susi, di Topo Timoteo. Attenzione, ora vado sempre a sinistra, Dopo la T c'è la di Usignolo Ugolino, V di Vipera Velia, W, X, Y, Z di Zebra Zoe. Vi ricordate alcune letterine come J, K, W, X, Y? Sono le lettere straniere che voi conoscete bene però perché avete fatto molto anche con la maestra Giulia. Queste letterine qua dell'alfabeto, che voi sapete bene, se si uniscono formano le sillabe che noi conosciamo altrettanto bene, come Lu di Lumahalola, come Vi di Vipera, come Bu di Bue. Allora, le lettere che si mettono insieme formano le sillabe. Provate, guardando queste letterine qua, a usare e formare alcune sillabe, usando queste letterine. Mettete in pausa, fate l'esercizio e poi io ve ne dirò alcune. Vediamo se le avete fatte anche voi. Ok, allora, io posso partire da M, ok? M la metto insieme a una vocale.
Vediamo, ad esempio, la voglio mettere insieme a O e formo Mo. Poi la voglio mettere insieme a E e formo Me. Poi penso invece alla L e la voglio mettere insieme alla A e formo La. Ma non solo, posso anche partire dalla E con la, esempio, la S e formo S. Posso formare la S con la A e formo sa. Ok? Provatele voi. Naturalmente, l's non si è mai sentita, ok? Quindi è una sillaba che non esiste. Ok? Una volta che voi avete formato queste sillabe, voi sapete anche che queste sillabe formano delle parole. Ad esempio, avete qua co-bru. Sono due sillabe, vero? Co-bru. Ma la parola co-bru esiste? Io non l'ho mai sentita. Ma se lo inverto e metto qui prima bru-co, allora sì. Bruco, pronta io, bruco, pronti voi? Vedete, ecco qua, una sillaba strana formata da tre letterine e una delle sillabe che voi conoscete bene. Bruco. Provate a fare questa da soli, mettete in pausa e poi la facciamo insieme. Allora, vediamo le sillabe. T-I-T, M-A-M-A. T-A-ta. Prova a leggerlo così, eh? T-ma-ta. Io non conosco nessuna parola che ha queste sillabe. Allora parto da qua. Ma-ti-ta. Matita. È una parola? È come se la conoscete. Quindi l'ho trovata. Questa parola è formata da tre sillabe. Ma-ti. Matita e la scrivete. Ma noi sappiamo anche che, come sto facendo io, sentite che io sto parlando, sto mettendo insieme tante parole. Le parole si cercano, si mettono in ordine e formano le frasi. Ok? Quando io vi dico, ad esempio, i bambini prendono il quaderno. Io ho formato una frase, voi la capite. Ma se io usassi le stesse parole, vi dicessi prendono quaderno il bambini i, tornerebbe? No. Quindi dobbiamo stare attenti quando facciamo una frase perché tutte le parole devono essere in ordine in maniera tale che si possa capire la frase. Allora, provate a fare questo esercizio. Leggete le paroline. Mettete in ordine le parole e vedrete la frase che vi appare. Quando avete finito, rimettete play e facciamo insieme l'esercizio. Allora, leggiamo la prima parolina. La prima parolina è tanti. Tanti. Albero. Albero. A, perché l'H non si sente, vero? Quindi pronuncio solo la A. Leo. Leo. Amici. Amici. Quindi io ho letto tanti. Albero. A, Leo, amici. E che vuol dire? Così non va certo bene. Allora proviamo, eh? Partirò da una cosa che conosco, un nome di qualcosa. Chi è lui? Sì, proprio lui. È albero. Albero. Leo. Poi, albero Leo,
Amici a tanti? Come si direbbe per bene? Albero, Leo. Vedete, qua ci sono due spazi, quindi c'è per forza due paroline e basta. Quindi albero, Leo. A ci sta proprio bene qua dentro. Tanti, tanti amici, amici. Quindi la frase che voi avete costruito è Albero Leo ha tanti amici. Vedete anche come queste lineette più scure individuano le sillabe. Ok? Quindi proviamo a farlo, eh? Qui c'era la parola albero. Infatti, al, prima sillaba, be, seconda sillaba, ro. Leo, a, sono già sillabe staccate. Qua c'era tanti, quindi tan, staccato, prima sillaba, ti. E qua c'era amici. Pronta io, amici. E infatti le fa proprio così, quindi amici. Ok? Allora adesso avete un altro link da vedere perché adesso toccherà a voi fare un esercizio simile e sì, ci divertiremo molto. A tra poco.